Approda alle scuderie del Castello di Miramare una grande mostra su Marcello Dudovic, fotografia tra arte e passione. Più di 300 opere sono riunite in questa mostra, fotografie, bozzetti, disegni e manifesti, anche quelli di grande dimensione. Questa mostra ha un tratto innovativo perché indaga proprio il rapporto tra Dudovic e la fotografia. Per Marcello Dudovic le fotografie sono degli appunti visivi che usa come fonte di ispirazione per i suoi disegni, per i suoi bozzetti, che poi diventeranno dei grandi cartelloni. È interessante proprio vedere il processo artistico in formazione, dalla fotografia al disegno al bozzetto, fino alla realizzazione finale. È interessante anche vedere l'estrema libertà con cui usa queste fonti di ispirazione, utilizzandole anche in contesti diversi, con costumi diversi, con colori diversi. Cronista mondano della Belle Époque, Dudovic ci presenta il mondo nel quale viveva e al quale era molto affezionato, un mondo di signore eleganti, di caffè, di teatri, di operetta. Il suo tratto è elegantissimo, è molto armonico, ma anche molto dinamico, e in questo sta anche la sua modernità. Di fatto i suoi disegni, i suoi cartelloni sono molto moderni e molto attuali anche al giorno d'oggi. E questo credo che nasca proprio dalla fotografia, perché le sue fotografie non sono mai in posa, ma sono in movimento, e in movimento sono anche le sue figure, le sue immagini, e questo lo rende estremamente dinamico e accattivante. Queste donne che siedono elegantemente vestite, che siedono nei caffè a bere un aperitivo, che camminano da sole con un cane sulla spiaggia, sono l'epopea di una donna emancipata, libera, e che è molto, molto avanti per le epoche, pensiamo siamo gli anni 20, gli anni 30, in cui sono rappresentate. Qual è l'importanza della fotografia sull'arte? Del proprio tempo. Lo vediamo nell'Ottocento sugli impressionisti, lo vediamo all'inizio del Novecento su un artista come Dudovic. Questo filo rosso sulla fotografia e sulla sua influenza sulla visione della realtà è rappresentato da una piccola mostra, un piccolo gioiello che si tiene presso il castello di Miramare. Una mostra sul megalitoscopio di Massimiliano d'Asburgo, che indaga proprio il modo di visione del mondo dato dalla fotografia ai suoi albori nella metà dell'Ottocento.